Si svuota la tendopoli e tramontano i riflettori sul campo profughi a Messina. Ieri sono stati trasferiti gli ultimi 58 migranti rimasti in città. Quando sono iniziati i trasferimenti dei circa 150 migranti alloggiati al campo profughi dopo l'allagamento verificatosi in seguito alle piogge del 26 dicembre, un gruppo di migranti aveva chiesto di essere trasferito in luoghi dignitosi, dunque non nei centri di Pozzallo o Siracusa, per non parlare di Mineo. Per questo il loro portavoce, un ragazzo del Gambia di nome Ibrahim, aveva anche lanciato un appello a Papa Francesco sulla scia di quanto già fatto dalle persone chiuse nel centro identificazione espulsione di Roma. Giorno 30 dicembre è arrivata la comunicazione da parte della prefettura che ha sancito una sorta di compromesso. Le richieste dei migranti sarebbero state accolte, ma per farlo si sarebbe dovuto aspettare il 2 gennaio, dal momento che i progetti di assistenza integrata, chiamati SPRAR, sarebbero ripartiti solo a gennaio. Si tratta di 14.000 posti in tutta Italia, tra i quali ci sono quelli del primo progetto SPRAR di Messina, che comprende 15 posti. La maggior parte dei rifugiati, sin dall'alluvione del campo del 26 dicembre, non era tornata a dormire in tenda, trovando posto in un istituto religioso che si era reso disponibile e al Teatro Pinelli. Ma dalla prefettura era arrivato il monito che per la quarta notte sarebbero dovuti rientrare. Tutto si è concluso la mattina del secondo giorno del 2014, quando due pullman hanno trasferito gli ultimi migranti in centri SPRAR di Roma e Bari. Resta intanto il problema dei minori. Sono una quarantina infatti ospitati soprattutto in centri ABI e all'Istituto Spirito Santo. Ora il campo profughi è deserto e le tende aspettano solo di essere smantellate. Operazione questa che dovrà essere effettuata dai vigili del fuoco. Questo in teoria, perché in pratica proprio a Capodanno si era già verificato a largo di Lampedusa il primo sbarco del 2014, in cui sono state soccorse 233 persone dirottate temporaneamente ad Augusta. Da qui verranno ulteriormente smistate, secondo una prassi ormai consolidata, e 80 dovrebbero arrivare a Messina. La caserma di Bisconte, messa a disposizione dal Ministero della Difesa proprio per la questione accoglienza migranti, è già stata palcoscenico di un primo sopralluogo per verificarne stato ed idoneità. Ma altre fonti sussurrano che per i nuovi imminenti arrivi verrà utilizzata nel frattempo la stessa tendopoli del Palanebbiolo, che il 2 pomeriggio sarebbe stata pulita e non di certo smantellata.